Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io mi chiamo Simone Galofano. In questo video addomesticheremo il gigantosauro. Allora, il gigantosauro è quell'animalone là. Avevo fatto un video, penso, su di lui, e sì, me lo ricordo, l'avevo fatto un video, ma non in questa mappa. Infatti, in questo video addomesticheremo, in questa ultima mappa che faremo per i video di Ark, addomesticheremo a lui. Allora, aiutami, se manchiamo un colpo pericoloso che è il suo si rigenera in 2 secondi. Sì, sei pronto a colpire là? Io lo sto incominciando a colpire. Oddio, si è arrabbiato con noi. Ci devo mettere però in una posizione che... Hai capito? Si sta fermo. Ecco, aspetta, ho colpito te. Sì, se il coso non è rosso quando colpisci, Infatti è non giallino. lo colpisci. Scusa. No, non ho colpito. Non ho colpito. Ok, ora ho colpito. È velocissimo. Alcune volte là, quando io sono con il coso, Io che c'è? sto qua fermo, sto qua fermo. Ok. Spara. Lo colpisco da dietro, aspetta. Ok, perfetto. No, che cavolo ho fatto? Vabbè. Che ca... Oddio. No, si va, si va, si va, si va. Aiuto. Aiuto, ok. Ma o sta scappando che è impossibile, oppure è vero. No, ma stai attento. Ma come fai a liberarti da quella... Non sta scappando. Io lo sto colpendo. Basta! Ma Ma non le ti sentono nel video. cosa ho detto? No, perché... Simo, c'è un serpente gigante dentro il muro! Vabbè. Oddio. Raga, avete presente quel serpente che volevo trovare nel video? Ecco, per sfortuna non ho trovato, ma non abbiamo Ma i... non è questo qua, quello dentro il muro non è quello nuovo. Sì, lo so. Ma per sfortuna non abbiamo l'occorrente per averlo. E ma da me si può colpire. No, non si può colpire da me. Scherzo. C'è un Però risale. aspetta, se ci mettiamo qua in questo punto. Ok. Oddio mio, ma chi è? Ma io che sto scalando cose così? Io mi sto mettendo qua in questo punto, però non ci riesco a colpirlo. Non va. Lo colpisco da qui. Se lo posso colpire, eh? Sì, lo posso colpire da qui. A posto. Sto colpendo. Sto colpendo. Vai. Amoni, addormentati. Io ci provo a non colpirlo in testa, anche se è impossibile che muora. Perché raga, i gigantosauri sono molto forti quando non sono domesticati, ma quando sono domesticati il gioco lo fa apposta e sono meno forti, cioè sono un po' più fiacchi. Infatti nello scorso mondo, sì, nello scorso mondo quando noi l'avevamo domesticato, off camera ho scoperto che in realtà era molto molto fiacco, raga, il boss. Boss. Cioè i boss, che dico? Il gigantosauro. Questo è un gigantosauro R. Quindi è molto più difficile da domesticare e molto più forte. L'ultimo video che ho fatto è quello del ragno. Sono morti dei D. Persino un T-Rex. Quindi abbiamo domesticato off camera pure un altro T-Rex off camera, perché è la stessa cosa, un batto uguale. E niente, raga, mi hanno messicato un altro T-Rex che Il da raddoppio si potrebbe rompere. la mia balestra. Vero, giusto, hai ragione. Comunque, raga, vero, io ho preso tutto il loot. In questo momento è come se
Non ho perso niente, per fortuna. Mi Io ha detto no. l'ho detto. No. E non gliel'ho detto, infatti. E allora? Non le devo dire. Ah, Dio, giuro. Ho perso tutto il loot perché per trovare un artefatto per il ragno. E c'erano milioni di trappole. Io sono caduta in una di quelle dove il loot era impossibile poi da riottenere. Cioè proprio non si poteva più, nemmeno in creativa, oltre che non la volevamo prendere. E quindi io ho dovuto Oh, riniziare. è ingazzato. No, sta scappando, Scappando. penso. Sta scappando, sì. Io non lo posso più colpire, non me lo fa. Ok? Un po' buggato ora. Un po' buggato, un po' buggato, un po' buggato. Lo sto colpendo. Oh! Che è successo? Perché non fa più? Ammoni. Signora. No, 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 dove vuole andare ora? L'ho di nuovo colpito. L'ho colpito di nuovo. Ci sono quegli insetti piccoli. Mamma mia, non mi sono sentito. È incastrato! No, posso colpire a te ora, perché le tue ali. No, 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 non è più incastrato. Non è... Non è... C'è questo punto perché era praticamente davanti a me, No, i geyser non no, i geyser no. I geyser no, non so che effetto abbia sui animali non addomesticati, ma no, per niente no. È un problema. A sì! posto. Simo, ho bisogno che fai delle boccette. Ok, le faccio subito se le posso fare. Aspetta un attimo, vediamo se le posso fare. Può essere no. Ho potuto fare solo una boccetta. Vabbè, sono niente. Ok. Oh mio Dio! 80.000 di vita! 80.000 di vita. Oddio. Questo qui non so se lo possiamo portare in alcuni boss. Può essere No, sì. No. sono quelli là che non hanno l'arena. Ah, quindi là nella si poteva portare e in bro. L'orso, i lupi si possono portare, però non ci portiamo al lupo. Lento. Ok. Quindi in alcuni Appena boss inizia a però. mangiare inizia a scendere la cosa. Cosa? Mi devo muovere, ecco così. Raga, praticamente in 7 minuti ci siamo riusciti a domesticarlo. Pure quando mette cronometro per i video serve pure per vedere in quanto tempo riusciamo a domesticare uno. Ed è molto buono. Questo infatti è il Gigantosauro R. Oddio mio, quanto è salito di già di percentuale. Grazie, ma non lo so. Raga, guardate quanto è grosso. Il Aspetta, mi devo doppio. vedere quanto gli dà un pezzo di carne. Sì, il doppio pure pressione Ormai. triplo di un T-Rex, penso. 8%, no, si muove. Rimettiti sopra una sotto cosa. Allora, ho bisogno di uccidere un animale che dà carneggiare. Triceratopo. Non dà. Non lo dà? Non lo dà. Vabbè, lo stesso lo uccido. Ma quest'acqua nera fa male? Penso di sì. Meglio non andarci. Infatti. Penso che il liquido è brutto, brutto, brutto. Allora, chi è stato a dare il colpo? Io Ok, loro lo danno. Vabbè, lascia stare loro. No, loro no. no. Ok. Questo qua. Sto lontano da tutti. Oddio. Cirillo c'è qua. No, insetti piccoli brutti. Un pezzo di carne bruciata, guardate. Dai, che sfiga. Veloce. Ok? Non lo uccidiamo.
volta si faceva. Raga, Ah. Emanuele ci sta andando con la motosega. Vabbè. Possiamo andare? Non leggi quanto sauro. Ok. Vado a mostrare di casa domestica perché si può sbagliare. Sì. E Poi andiamo a se. casa e proviamo a prendere il serpente. Proviamo a vedere se è ancora là. Allora, Infatti, perché. Raga, c'è il serpente che lo vorremmo prendere. Quindi, subito dopo questo video, penso che farò un altro video. Quindi, siamo a 10 minuti, io penso che posso, cioè non devo finire di già qui perché aspetto che sia domestica, penso che ce la facciamo, giusto? Ma, o no? Non lo so. Vabbè, casomai io finisco il video ogni volta verso i 15 minuti, se casomai c'è un intoppo grosso, allora da lì lo finisco a... aspetta, mi sono finito 30 di narcotico. Raga, adesso mi sono craftato Manuel per me altri colpi di pistola, altri Abbiamo. colpi di fucile d'assalto e un colpo alcuni colpi di poi fucile a pompa, non so, non ricordo. Io appena arrivato giù sto in palestra, io devo fare altre frecce. E ho altri T-Rex. Andiamo a controllare. Allora, io vediamo. Ok. Andiamo verso di qua, ma. Allora. Che non pare quindi. Ok, Secondo vediamo se è ancora vivo. ah sì, C'è. il pipistrello non mi ricordo dov'era. Dio delle mantidi, brutte, brutte mantidi, brutte. Il pipistrello non era però verso di qua, mi ricordo che era un po' dietro, ma dietro. Un Forse ce n'è un'altra. po'. Infatti, Per pipistrello. ora arriva facciamo 30. Mi ricordo che pure ce n'era uno. Che era bloccato, però se era Sì, ma poi non si può bloccato, respirare. infatti ci sono alcuni molti di quei serpenti buggati che Ma è impossibile che no, qua è manipolare. impossibile. E ma per favore non andare sopra la lava che oddio, che cavolo è qua? Qui c'è una Ma gemma, c'è una. c'è una gemma, secondo me Ma sì. c'è un. Ok. Ma che cavolo di posto era quello? Vabbè, ah, abbiamo esplorato un nuovo posto. C'è un coso da spinoso buffato. Dove? Un'altra gemma! Un piano di animale. Aiuto! Mantidi! Quante mantidi! Oddio! Ma? Ma che ca... Lo scacciavano. Ho visto un animale tutto giallino, sottile, che stava proprio... Ma... Ah no, era un colpo di veleno di quello lì che... Della bruca, ecco. Infatti avevo visto uno di quelli e ho detto, ma che c'è? Quello colpo se colpisce, raga, a noi, proprio a noi, ci distrugge tutta l'armatura. Anche se potrebbe essere molto buona, c'è quella possibilità che te la distruggia. Quindi è molto pericoloso quello bruca. Serpenti normali. Allora, io mi ricordo Deve essere un dove pazzo. era. Cioè, ma... Qui. Può essere. Vedere se... Ecco! Eccola! Mamma mia. Non andarci, lasciala. Raga, quelli Lascialo zampe... qua, ricordiamoci. Vedete quelle tre zampettine? Ecco, quello è quello che domesticheremo il serpente, che lo vedrete nel prossimo video, sperando che non si... non despawna, per favore. Speriamo, speriamo. Anche per domesticare. Infatti, per domesticarlo è un po' difficile, però la cosa più importante è che non despawna, perché se despawna non c'è un concluso niente. Raga, perché se portavamo i materiali, cioè le uova, perché c'è bisogno delle uova per loro, giusto? Se portavamo le uova, potevamo domesticarle in questo video, oppure
cioè subito. Invece non, cioè, non è né colpa di Manuel né colpa mia, perché non sapevamo che poteva esserci. Perché è un po' raro, giusto? È raro, penso che. Questa mappa. Sì, persino in questa mappa è raro. Persino i grifoni pure sono rari in questa mappa. Perché ne ho visti così pochi, proprio circa 3 solamente in questa mappa. Ecco, si è domesticato. Vabbè, raga. Io finisco il video qui. E molto probabilmente subito dopo questo farò il video di addomesticare il serpente. Quindi ci vediamo in quel video. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Comunque, quel video della serpente lo vedrete un po' giorni dopo. Lo vedrete quindi dopo 3 giorni, 4, non lo so. Dovrò pubblicarlo quello, persino questo. E questo video si può concludere qua. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per essere sempre aggiornati. Mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!